La quattordicesima giornata della trasparenza ACI prosegue adesso con un incontro con coloro che nell'ambito della nostra organizzazione più attenti sono stati all'applicazione del modello CAF e della CEF. In particolare mi riferisco alla dottoressa Soldi, qui alla mia sinistra, direttrice della direzione Presidenza e Segretaria Generale, e al dottor Roberto Caruso, alla mia destra, direttore della direzione compartimentale Lazio, Abruzzo, Campania, Basilicata, Molise, Calabria, Puglia e Sicilia. Manca la non è presente per motivi personali ormai sopravvenuti e non più differibili, la dottoressa invece Alessandra Cappuccio, che è stata un po' l'artefice, il cui contributo è stato essenziale anche per il buon andamento di tutta l'iniziativa e dell'applicazione dei modelli nella nostra organizzazione. Bene, dottoressa Soldi, diciamo che una delle cose più difficili da applicare nelle organizzazioni, anche pubbliche, è la cultura del miglioramento continuo. Il miglioramento continuo, secondo me, richiede tre fattori essenziali. Uno è senza dubbio la motivazione delle persone, il tempo e poi soprattutto anche un forte commitment. Ora, come diciamo, l'applicazione del modello CAF e la CEF sono stati visti in ACI quali strumenti essenziali per l'affermazione della cultura appunto, del miglioramento continuo, soprattutto in chiavi di valore pubblico. Sì, l'esperienza che l'ACI ha portato avanti in questo settore nasce da una collaborazione che ormai è ultradecennale con il Dipartimento della Funzione Pubblica e con il Centro di Risorse CAF a livello europeo. E questo ha portato l'ente a focalizzarsi sull'applicazione del modello di qualità, Common Assessment Framework CAF e sulla certificazione CAF External Feedback presso le strutture periferiche. Le nostre strutture periferiche, quindi siano essi uffici territoriali, direzioni territoriali, ACI, sia anche Automobile Club. La scelta dell'ente è stata quella fin dall'inizio di focalizzarsi sulla applicazione del modello alle strutture periferiche. E questo perché la struttura periferica è il punto di servizio sul territorio che eroga e che ha i servizi ai cittadini e che quindi ha il contatto diretto col pubblico. Quindi questa è stata la prima scelta strategica. Parlavamo di commitment. Sicuramente l'ACI è una pubblica amministrazione nella quale noi possiamo dire oggi che c'è un fortissimo commitment riguardo all'applicazione di principi di qualità totale. E questo perché nel corso di questo lungo periodo gli organi dell'ente hanno fatto proprio la scelta strategica dell'applicazione di questo modello europeo. In un primo momento, e parliamo dal 2012, l'applicazione del modello CAF è entrata nelle strategie dell'ente deliberate dall'Assemblea, quindi dall'organo della federazione maggiormente rappresentativo. Successivamente, nel 2016, è stato un ulteriore passaggio perché la estensione, quindi l'incremento del numero di strutture certificate, è diventato uno degli obiettivi strategici della federazione, quindi è entrato nel piano della performance dell'ente. Quindi a fronte di questo forte commitment è nata un'esperienza che progressivamente è diventata sempre più significativa. Nel corso del decennio una forte accelerazione è nata a partire dal 2017, quando la funzione pubblica ha messo a disposizione delle amministrazioni che volevano intraprendere questo percorso una piattaforma informatica, il Facile CAF, che agevola l'applicazione dello strumento. È chiaro che con questo strumento informatico anche l'ACI ha potuto avere un approccio più diciamo significativo, nel senso che abbiamo potuto aumentare il numero delle strutture che venivano coinvolte in questo percorso.
aumentando il numero delle strutture, abbiamo parallelamente anche creato a livello centrale anche una organizzazione che fosse in grado di curare e coordinare le strutture periferiche che si approcciavano all'applicazione del modello. Quindi presso la Direzione Presidenza e Segreteria Generale c'è un'area di supporto facile CAF che monitora e diciamo conduce tutto il lavoro di supporto rispetto alle strutture che si candidano all'applicazione del modello. La scelta delle strutture è una scelta che avviene con un intervento da parte del vertice dell'ente, perché è il segretario generale che si rivolge ai direttori compartimentali, e poi il collega Roberto Caruso scenderà più nei particolari dell'esperienza territoriale, e quindi viene individuata le sedi da candidare all'applicazione del modello e poi eventualmente alla futura certificazione. Una scelta che nel corso del tempo, anche qui proprio forti di questo commitment che veniva dal riconoscimento a livello di strategia degli organi, si è sempre più arricchita, e quindi da strutture piccole e medie si è arrivati anche ad individuare delle strutture che fossero con modelli organizzativi più complessi, quindi anche direzioni territoriali, automobile club di dimensioni più grandi in territori diversi, proprio per fare in modo che si avesse una visione diciamo eterogenea e sperimentare il modello anche su realtà tra loro diverse. E questo in sintesi è il percorso ACI, ma andiamo a focalizzarci sulla tematica che qui oggi ci interessa in particolare, che è quella del legame con il valore pubblico. Ora, il concetto di valore pubblico sappiamo che oggi è un concetto che è particolarmente attenzionato nelle pubbliche amministrazioni, che oggi sono chiamate a redigere il PIAO, quindi il nuovo piano integrato delle attività dell'organizzazione. E mi piace sottolineare questo legame diretto che c'è tra il valore pubblico al quale mira il PIAO e il modello CAF. Perché? Perché il PIAO alla fine, che non è una semplice sommatoria di quelli che erano i piani precedentemente redatti dall'amministrazione, è semplicemente una nuova tipologia di approccio in quale nell'amministrazione viene chiamata a pianificare sia la parte strategica che la parte di organizzazione dei processi, sia ancora la parte anche di gestione di quello che è il capitale dell'amministrazione, in un'ottica di valore pubblico. Quindi è un richiamo delle amministrazioni a valutare quella che è la propria realtà da un punto di vista di una dimensione olistica, quindi tutte le dimensioni dell'ente devono in qualche modo operare congiuntamente e coordinarsi per raggiungere il valore pubblico. Qual è la nota metodologica che la funzione pubblica ha individuato per la redazione del PIAO? È stata quella di una sorta di analisi interna dell'amministrazione. Nel momento in cui io mi approccio alla pianificazione di tutte queste realtà dell'ente, vedo qual è la mia situazione, cosa posso fare meglio, cosa posso fare per una maggior valore in termini sociali ed economici dell'utente. Ma questa, diciamo, sorta di fotografia interna non è altro che quella che, come avete visto nelle precedenti interventi degli esperti della funzione pubblica, non è altro che il check diagnostico sulla base del quale si fonda il modello CAF, cioè la fotografia di una organizzazione in un dato momento per individuare tutti quelli che sono i fattori critici della struttura e le possibilità di miglioramento, ma sempre nell'ottica di giungere ad un'erogazione di servizi nei confronti del cittadino che sia la massima soddisfazione dell'utente. Quindi l'applicazione del modello CAF si sposa perfettamente in questo con quella che è l'esperienza che la pubblica amministrazione
oggi è chiamata a fare nell'ambito della redazione del PAU. E quindi il modello CAF non è altro che un modello che porta le amministrazioni ad operare in maniera sistematica attraverso questo concetto di autovalutazioni nell'ottica del miglioramento. E nell'esperienza fatta all'interno dell'ACI, se noi guardiamo quelli che sono i piani di miglioramento che sono stati nel corso degli anni redatti da varie strutture che si sono approcciate a questo modello, è di tutta evidenza che ci sono iniziative che proprio evidenziano un valore pubblico laddove si è avuto un efficientamento dei servizi nei confronti degli utenti, laddove si è migliorato il rapporto tra l'amministrazione e gli utenti e soprattutto i portatori di interessi nel territorio di riferimento. Abbiamo detto che si parla di uffici territoriali e di automobile club, ognuno nella realtà territoriale ha dei propri stakeholder e nei confronti di quello che si è andato infatti a approcciare l'attenzione della singola struttura per un miglioramento nell'ottica di una qualità e di un servizio sempre più rispondente alle esigenze. Allo stesso tempo, molte delle iniziative sono anche iniziative che hanno migliorato l'organizzazione interna della singola struttura, quindi una maggiore motivazione e comunicazione interna, sempre nell'ottica di un miglioramento poi della funzione che viene svolta nella propria realtà territoriale. E concludo dicendo che sempre nell'ottica del valore pubblico la Direzione Presidenza e Segreteria Generale ha in questi anni cercato di creare una sorta di banca dati di quelle che erano le buone prassi. Quindi sia a livello di portale della comunicazione interna, sia attraverso un'apposita sezione sul sito dell'ACI, si è creata la banca dati delle buone pratiche adottate dalle strutture periferiche, automobile club ed uffici territoriali, nei vari settori di competenza. E questo per fare in modo che si creasse internamente una rete di conoscenze, uno scambio di esperienze e di arricchimento comune tra strutture che alla fine operano in diversi territori ma che erogano gli stessi servizi. E quindi quello che è l'interesse che l'ente in realtà forte di questo commitment di cui abbiamo detto all'inizio è quello di creare una cultura interna, di fare rete nell'ottica di una qualità e di un miglioramento continuo. E quindi l'auspicio è che il numero delle strutture oggi che hanno applicato il modello CAF, che è quello di 44 strutture, di cui 36 anche certificate con la CEF a livello europeo, sia sempre di più un numero che cresca significativamente proprio perché forti di questa rete e di questa cultura interna. Quindi in sostanza un processo si è articolato nel corso degli anni, che ha visto il coinvolgimento, mi pare di capire, di parecchie strutture, e che sostanzialmente auspichiamo che possa diventare quindi qualcosa di stabile nell'ambito della nostra organizzazione. E se ho ben compreso, poi questi modelli di autovalutazione dovrebbero diventare dei parametri di riferimento per un miglioramento continuo, quindi qualcosa che entra finalmente un po' nella cultura. In ciò devo dire che forse ACI è stato un po' antesignano un po' nel mondo pubblico. Tant'è che appunto il riferimento fatto prima dalla dottoressa in termini di valore pubblico come elemento centrale del PIAO è qualcosa che già in ACI stavamo vivendo e abbiamo vissuto grazie all'applicazione di questi modelli. Ma passiamo adesso a chi poi più concretamente ha seguito questa applicazione e ha visto nell'ambito del proprio territorio parecchie realtà coinvolte nell'applicazione di questi modelli. Non a caso la presenza qui del dottor Caruso è legata proprio al fatto che per la prima volta poi si è applicato il modello visto nelle due pagine, nei due sistemi, la parte pubblica pura, quindi sia nella Mobile Club che la parte del pubblico registro, quindi in sinergia, dimostrando questo senza dubbio un elemento di novità ulteriore, oltre che in realtà di dimensioni anche piuttosto grandi come quelle del pubblico registro dell'area metropolitana di Roma. Dottor Caruso, quindi mi dici, qual è gli obiettivi che concretamente ci si è posti e visto che si sono posti le vere realtà nell'applicazione di questi modelli, le strategie che sono state adottate per l'applicazione degli stessi?
Innanzitutto cogliendo l'occasione di quello che dicevi tu, nel senso di considerarmi il rappresentante, voglio dire, del territorio, devo subito sottolineare il fatto che i maggiori artefici, i protagonisti poi sono i dipendenti ACI e i colleghi dirigenti e funzionari che sul territorio poi concretamente hanno attuato il modello e si sono impegnati con uno sforzo notevole in questi anni non facili, perché abbiamo abbinato problematiche e criticità, voglio dire, complessità di situazioni interne, perché sottolineiamo fin da subito il fatto che siamo riusciti a calare il modello in un momento storico particolare in cui ci sono state trasformazioni nel nostro modo di lavorare, dovuto soprattutto a modifiche di normative e anche di processi. Uno per tutti il documento unico di circolazione, che come sappiamo, voglio dire, ha sostituito i vecchi documenti di circolazione, ma anche le modifiche nella gestione e nell'erogazione poi delle tasse automobilistiche. Ecco, quindi voglio dire, spendo subito e do valore e merito ai colleghi che hanno portato avanti queste iniziative sul territorio, in questa fascia ampia territoriale di mezza Italia praticamente, che coordino io dal Lazio alla Sicilia. Se mi permetti, faccio un passo indietro, perché la dottoressa Soldi ha accennato anche al momento, diciamo, della scelta e quindi dell'ingaggio. Io ricordo ormai diversi anni fa, quando, e anche questo è stato sottolineato dalla dottoressa Soldi, siamo passati da una fase un po' pionieristica, no? di applicazione del modello a un qualche cosa di più strutturato. E la dottoressa Pennacchio, mi ricordo ancora, mi chiese, che è uno dei grandi motori, voglio dire, no? Propulsori di questa iniziativa, mi disse se volevo fare in modo di portare, oltre che voglio dire, la mia personale esperienza all'applicazione di questo modello, anche il coinvolgimento del territorio. Io all'epoca ricordavo che alcune iniziative, e quindi vengo anche già a citare un po' quelle che sono le strutture territoriali che fanno capo alla mia direzione, ricordavo che qualcosa era già stato fatto con dei buoni risultati presso l'Automobile Club di Salerno e di Campobasso. Però dissi alla dottoressa Pennacchio che voleva un attimino riflettere su quello che poteva essere il nostro impegno, proprio perché siamo abituati a fare le cose per bene e vogliamo poi raggiungere il risultato che ci siamo prefissati, e abbiamo, come immaginavo io, ma soprattutto tutti i miei colleghi, abbiamo buttato il cuore oltre l'ostacolo. E devo dire che questa iniziativa, che all'inizio sicuramente lascia qualche dubbio e qualche perplessità, perché tutto ciò che è cambiamento, innovazione, tutto ciò che porta comunque un impegno, non dimentichiamo, sottolineo ancora una volta, il fatto che l'applicazione di questo modello viene fatta dalle stesse persone e praticamente nello stesso tempo in cui le strutture e i nostri colleghi operano per erogare i servizi al cittadino. Quindi, voglio dire, ma c'è stata nel tempo abbiamo verificato che c'è stata una osmosi tra il fare e il migliorare nella performance, e a questo ha contribuito anche, voglio dire, l'applicazione del modello nei vari step e nelle varie implementazioni e fasi di avanzamento, perché poi abbiamo sempre di più, perché i NACI poi piacciono le sfide, alzato l'asticella per rendere ancora un po' più, voglio dire, difficile, complesso, articolato l'applicazione del modello, e siamo stati noi stessi a sperimentare nelle nostre strutture, sulla, voglio dire, pelle professionale dei nostri colleghi, voglio dire, alcune situazioni di implementazione appunto e di cambiamento. Tutto questo è servito anche nel periodo del lockdown ed anche nel periodo, voglio dire, in cui c'è stata la pandemia, perché
anche se c'è stato, inevitabilmente dobbiamo dirlo, qualche ritardo nella definizione e poi nella certificazione, voglio dire, della procedura, però lavorando da remoto siamo riusciti a condividere, a collaborare, a stare insieme personale, management, ma anche con i rappresentanti delle istituzioni, portando avanti lo stesso questo progetto. Quindi diciamo che abbiamo accorciato le distanze o il fatto di non poter lavorare insieme, che è una delle caratteristiche principali, voglio dire, del modello. Lo dicevamo, la condivisione, il lavorare in gruppo, il mettersi in gioco, evidenziare i punti di forza, sì, ma soprattutto quelli di debolezza, per provare a migliorare e per dare comunque un servizio sempre migliore, sempre più efficiente, questo in uno sviluppo ulteriore di rapporti relazionali con i nostri stakeholder, è stato detto, con le istituzioni e ovviamente con la collettività in genere, non dimenticando il fatto che poi tutto questo porta anche ad valorizzare ulteriormente la nostra immagine, il nostro brand di ACI, ovviamente sul territorio, che è comunque un ente notoriamente, voglio dire, lo dico io, ma perché lo dicono a me, voglio dire, di eccellenza nell'ambito dell'erogazione dei servizi e nel rapporto con il territorio. Questo soprattutto grazie al lavoro che viene svolto da parte degli Automobile Club della nostra federazione e da parte degli uffici provinciali, delle unità territoriali, delle strutture. Quindi si sono cimentati ed hanno, voglio dire, raggiunti i risultati auspicati, sperati, ma che con il loro impegno non potevano che essere così. Diversi Automobile Club, vado a ricordare, vado un po' a mente, ma più o meno, voglio dire, li ricordo tutti o quasi, l'Automobile Club di Roma, l'Automobile Club di Bari, l'Automobile Club di Latina e l'Automobile Club di Pescara, questo ovviamente nel corso del tempo, e ultimamente importanti direzioni territoriali come quello di Palermo, come quella di Bari, dell'area metropolitana di Roma. Accennavi tu in particolare al fatto che tra le implementazioni o come dire successive insomma difficoltà che abbiamo dato, voglio dire, nell'ambito dell'applicazione del modello, abbiamo ritenuto opportuno sviluppare anche che il modello venisse portato avanti in contemporanea, quindi in maniera parallela, diciamo così, dalle due strutture di riferimento della stessa città dove appunto opera sia l'Automobile Club che l'unità territoriale, e ricordo in particolare quelle di Viterbo e quelle di Brindisi, che sono che hanno raggiunto con massima, voglio dire, soddisfazione nostra interna, ma mi pare di capire anche di gradimento da parte dei valutatori, voglio dire, l'agognata certificazione, perché poi questo diventa anche un impegno, ma anche un desiderio, una sfida, e vedevo e vedo, voglio dire, anche la tensione, un po' la tensione, la preoccupazione di eventualmente potercela non fare, il che fortunatamente, devo dire, per quanto riguarda le esperienze del mio territorio in questi anni, questa brutta esperienza non mi è mai capitata e mi auguro, voglio dire, che nemmeno capiti in futuro. Ho lasciato volutamente al fondo due esperienze particolari che abbiamo fatto, perché veramente sono state, voglio dire, un po' uniche nel suo genere per come si sono sviluppate nel tempo, ma soprattutto come sono andate a svilupparsi nell'ambito poi dei rapporti col territorio. E mi riferisco all'Antesignana, iniziativa fatta come capofila dalla direzione territoriale di Salerno in Campania e Molise, fatta qualche anno fa, 4-5 anni fa mi pare, che per la prima volta vedeva impegnate tutte le strutture insieme in rete, hanno fatto processi di autovalutazione comuni e poi si sono sviluppati dei piani di miglioramento diversi uno dall'altro nel territorio, svolto da due direzioni in contemporanea, il che aumentava la difficoltà e l'impegno, Avellino e Salerno, se ricordo bene. Dico perché ha avuto un grandissimo successo e enfasi sul territorio, tant'è che si è concluso, quell'iniziativa si è conclusa addirittura con un evento, workshop, che ha visto la partecipazione della maggior parte delle istituzioni locali presso l'Automobile Club di Salerno,
che pur non era coinvolto, ma che comunque ovviamente giocava in casa ed era in piena sinergia e collaborazione con la direzione territoriale, e che, devo dire la verità, insomma, ha portato lustro. Ma al di là dell'immagine, quello che ci ha fatto piacere ascoltare è il fatto che gli altri rappresentanti delle istituzioni, e parlo comunque di comandanti di stradale, del questore, voglio dire, quindi di replicare, voglio dire, il modello, presso le loro amministrazioni, le loro organizzazioni, che poi questo è un altro must nostro, no? Quello di sviluppare in qualche territorio in particolare il modello per poi cercarlo di replicare. Concludo questa rapida carrellata di però anni di impegno e di lavoro con l'iniziativa che è stata fatta 2 anni fa, 3 anni fa, dalla direzione territoriale dell'Aquila e da tutto l'Abruzzo, che è stata una evoluzione del modello sperimentato in Campania e in Molise, perché in aggiunta a quello che era stato già fatto, in quel caso abbiamo ideato, messo in opera un piano di miglioramento unico per tutte e quattro le unità, direzione territoriale e unità territoriale dell'Abruzzo. Il capofila di questa iniziativa, ahimè, però mi piace ricordarlo in questa sede, dico ahimè, ai noi, è il collega e amico Michele Montanari, che è scomparso prematuramente non molto tempo fa e che comunque veramente fu molto abile e intelligente, così come era, voglio dire, a mettere insieme tutte know-how, conoscenze, competenze che lui aveva con quelle degli altri colleghi per creare veramente un tutt'uno. E talmente questa iniziativa è stata, voglio dire, apprezzata, che se ne è data un'ulteriore valorizzazione, e in questa sede pure mi piace ricordare questa cosa, che è stata presentata come modello e come iniziativa particolarmente unica e innovativa, che ha rappresentato l'Italia all'evento europeo che si è svolto a Praga il 19 ottobre ultimo scorso. È stato scelto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Formez, ovviamente, come appunto testimonianza di un'iniziativa tipica che in Italia è stata fatta e che praticamente ha innovato il processo ed il modello CAF, portando poi appunto alla certificazione. Io credo che questo riconoscimento in ambito europeo, cioè, e sia il maggiore riconoscimento che si può dare all'impegno dell'ente e soprattutto del nostro personale, come ho detto, di chi c'è e di chi purtroppo non c'è più. Bene, devo dire che la concretezza dell'esperienza vissuta nelle realtà territoriali e il coordinamento centrale che ha garantito una, diciamo così, continuità nel sviluppo del processo rende evidente quanto il percorso sia stato in effetti articolato e soprattutto quale sia stato il ruolo essenziale delle persone nella realizzazione del processo stesso. Mi piace sottolineare la punta di riferimento fatta dal dottor Caruso in merito all'iniziale, non dico diffidenza, ma quantomeno perplessità che ha ammantato l'avvio dell'applicazione del modello. Diffidenza e perplessità che ha riguardato le persone che si sono trovate ad applicarlo, ma io penso un po' all'inizio proprio l'intera organizzazione, perché si è sempre più restii dall'avviare percorsi di cambiamento che incidono poi sulla cultura dell'organizzazione. Devo dire che sulla base di quelle che sono le risultanze sino ad ora poi conseguite, la sfida l'abbiamo vinta. Posso dire, sostenere che la sfida l'ACI l'abbia tranquillamente vinta, e questo però non tanto per i riconoscimenti che sono stati anche recentemente poi attribuiti, ma perché sono convinto che forse effettivamente sia diventato già uno strumento di applicazione quasi quotidiana nell'ambito di tutta l'organizzazione ACI. Bene, ringrazio ancora i due partecipanti e poi la giornata segue adesso invece con gli interventi dei testimonial delle singole realtà che racconteranno un po' più nel dettaglio le difficoltà, gli obiettivi conseguiti
anche le sorprese che magari si sono state, no, sono emerse nel corso dell'attuazione di questi progetti che a volte poi risultano essere più avvincenti di quanto non si immagini all'inizio del percorso. Grazie ancora e buona prosecuzione di giornata.